ricordo male, hai lavorato sul petrolio No, long, sull'oro long. sull'oro long con 63 Ok, euro, portando hai a casa, trasformato questi 67 euro in 606 euro, se se, non ricordo esatto, male. 606 euro. E Ok, e la successiva operazione qual è stata? la successiva operazione è stata con il GBP USD, USD, che era il 350 euro e 350 1100, 1145. esatto, sì. Ok, quindi ti sei ampiamente ripagato il pacchetto e ci hai pure guadagnato praticamente. Esatto. E da quanto ti sei iscritto a Roy Booster? Allora, sono già 3 settimane, Ok, e approssimatamente, con quale quasi pacchetto un sei entrato? mese, esattamente un mese di 2 giorni. Con quale pacchetto sei entrato? Sono quello di 1200, una roba. E quello, 1200. sì. Quindi nell'arco di un mese hai comprato il pacchetto, hai cominciato a lavorare, te lo sei ripagato con i profitti e ora è tutto profitto. Esatto. Quanto Adesso investi dovrebbe. mediamente ad operazione? Allora, io mediamente investo da una cifra, inizio da una cifra, diciamo 50 euro più o meno, e poi vado, quando vedo delle operazioni che potrebbero avere, diciamo, potrebbero arrivare a target, le dedico un po' di più. Consigli di acquistare Roy Booster Sì. perché? Perché è un metodo sicuro, è un metodo che vi porterà, diciamo, a un altro livello, diciamo, un salto quantico. Quindi farete veramente, diciamo, meglio a seguirlo e evitate tutti i falsi guru, come dico io, che ce l'ho con loro, guarda, a morte. Quindi c'è un metodo, c'è una compagnia che vi segue, c'è gente che sa di questo mestiere da tanto tempo, esperienza, e vi consiglio di seguirlo alla lettera. Ecco, questo Benvenuto allora David Martinez, che sei pronto? cubano, giusto? Sì, Ma piazzato in Italia. Dove sono cubano. abiti? Abito a Portogallo, la zona che, diciamo, sì, pertenece alla Venezia, quindi dalla parte di Concordia, Sagittario, cioè terra di vino, Ah, sicuro? terra Tu di che cosa fai nella Amaro. vita? Allora, sono musicista, faccio musicista da piccolo, sono laureato di clarinetto classico. Niente, sto cercando di fare un musicista che da sempre, però diciamo che la musica qui in questo momento qua sta difficoltando, cioè è molto difficile come cantiere, come tu conosci, cioè, ne abbiamo già parlato praticamente, la musica è, io dico sempre, uno su mille ce la fa. Sì, infatti io ho studiato chitarra classica al conservatorio, poi ad un certo punto abbandonai perché l'impegno era veramente tantissimo, in più sarebbe stato abbastanza arduo diventare concertista nell'arco di poco tempo. Però sto facendo innamorare i miei figli della musica classica, vediamo un po' che cosa riuscirà fuori. No, e la musica per me, anzi, oggi è una serata, è libero, no? Di tutto ciò che comporta anche a livello dell'anima, no? Ci libera di tutto quello che magari ci sta un po' chiudendo a quello che sarebbe, anzi, sarebbe la possibilità di partecipare concretamente, ci libera di tutto il male che possiamo noi Sicuramente la accettare. musica acuisce la sensibilità di ognuno. Bravo, queste sono le parole che volevo, sto cercando di fare con Quindi tu l'italiano. ti gestisci abbastanza bene comunque, hai anche del tempo libero perché comunque gestisci tutto il tuo lavoro in maniera indipendente. Sì, io direi che sono un imprenditore a tutti gli effetti, Ok. perché alla fine la musica è come se fossi un imprenditore, alla fine, cioè sai Certo. gestire, fare Un libero decisioni. professionista che gestisce tempo a modo suo. Esatto, E bravo, da quanto tempo fai trading? bravo. Allora, è un po', diciamo, dal 2017. Ok. Hai cominciato Quindi, subito con il Forex? prima azioni con Mitos, poi fatto anche un po', diciamo, binarie, che lì mi sono fossato perché la binaria è come se fosse da indovinare, cosa molto difficile per me. Quindi utilizzavi analisi discrezionali, analisi Esatto, tecnica fondamentale. utilizzando analisi discrezionale, analisi tecnico, tutto quello che gli insegnatori in giro ci insegnano dall'inizio, no? Media mobile da 200 periodi, 550, insomma, tutto quello che riguarda il mondo dell'analisi discrezionale. E hai Poi guadagnato dei soldini con questo tipo di analisi? all'inizio sì, però c'è il fattore umano dietro tutto ciò, perché una volta che guadagni, giustamente dopo c'è la stangata, ma la stangata era di quasi bruciare tutto il conto. Quindi non avevi un'analisi specifica ogni volta, era discrezionale, poi il money management che utilizzavi molto spesso ti metteva a rischio il capitale. Esatto, sì. Sì, io ho visto dei tuoi video che hai pubblicato su YouTube, così era, cioè l'esperienza è questa. Purtroppo anche quelli che lavorano in banca, io penso che soffrono anche di questa cosa qua, cioè nel senso è molto difficile come lavoro fare un stacco dei soldi alle emozioni. Io penso che è tutto un insieme di cose, di sensazioni, perché se uno subisse staccato di tutto non ne fregava niente, però invece sì, ti deprime, c'è depressione, c'è una stanchezza anche animicamente, energicamente, c'è una serie di cose che ho provato che Eh praticamente sì, sono perché difficili. quelle cose le ho provate anch'io quando stavo ore e ore dietro ai grafici, con analisi discrezionali, senza uno specifico money management, e quindi non avevo mai una strategia di uscita, di entrata specifica, e molto spesso poi purtroppo collezionavo più perdite che altro. Ma Esatto. tu da quanto tempo mi conosci? E come mi hai conosciuto? Allora, io ti ho conosciuto tramite i video che hai pubblicato su Facebook, diciamo che sono 2 anni che ti seguo, poi ho comprato anche il tuo libro, eccolo qua. Grande!
lo sto studiando, è molto difficile, però alla fine ce la farò. Non importa, ogni volta che ho un po' di tempo lo leggo un po', giusto per capirlo più, insomma. E da quanto ti sei iscritto a Roy Booster? Allora, sono già 3 settimane. Ok, e con quale pacchetto sei entrato? Esattamente un mese di 2 giorni. Con quale pacchetto sei entrato? Sono quello di 1200. 1200? Sì, 1200. E quanto hai guadagnato da quando sei dentro? Allora, io non ho seguito il metodo come si dice. Perché giustamente, avendo la fretta magari di fare un po' di soldi, e dico la verità, ho fatto degli risparmi. Però diciamo che il metodo funziona. Questo è l'obiettivo. Basta crearsi degli obiettivi sulla base del metodo che è stato creato per quello, giusto? Perciò io dovrei seguire la strategia. Se ne siamo là un attimo. Quella è la base, effettivamente. Esatto, perché, nonostante questi errori dovuti al fatto che comunque poi quando una persona cambia metodo, ovviamente devi prendere anche dimestichezza con questo. Esatto. Al di là di questi errori, quante operazioni hai fatto e quanto hai guadagnato nelle ultime settimane? Allora, ho fatto circa 35 operazioni. Sì. Ok, quindi praticamente questo, cioè, per me tale l'ho abbassato un po', perché giustamente io, vedendo la quantità di possibilità, la possibilità di arrivare a un certo, diciamo, un certo livello di target, io ho abbassato un po' il target e mi trovo molto meglio, è molto tranquillo. Quando arriva a un 50%, diciamo così, a un 100% di ROI, io sono tranquillo, soddisfatto. E il metodo arriva a un 100%, non mi serve più, dico io, nel mio capitale. Perché ho visto che tante volte Lucio magari va contro il prezzo, comunque questo è il mio metodo. Poi che ho vinto quel ROI che abbiamo fatto prima, giustamente c'è stata la guerra, abbiamo avuto della soddisfazione non da poco. Se non ricordo male, hai lavorato sul petrolio? No, sull'oro long, con 63 euro. Ok, era trasformato questi 67 euro in 606 euro, se esatto, 606 euro, sì. Ok, e la successiva operazione qual è stata? E la successiva operazione è stata con il GBP... USD. USD. 350 euro e 1145. Esatto, sì. Ok, quindi sei ampiamente ripagato il pacchetto, cioè pure guadagnato praticamente. Esatto, questo è il discorso. Ok, e la tua giornata di trading quanto tempo impiega? Allora, io come sto studiando come fai? Io come sto studiando adesso, gli ho dedicato un po' di più a capire tutto. Certo. Generale. E faccio, diciamo, da 5 a 6 ore di studio e poi il resto diario questo. E il resto dedico delle cose alla musica. Quindi tu studi per te stesso perché comunque sei amante della formazione. E sì, sì. Ottimo. E nell'utilizzo del metodo, ovvero la mattina quando ti svegli per andare sul file exit e poi inserire l'operazione, quanto tempo ci metti? Allora, all'inizio mi sono messo un po' di più per la memoria, ho parlato con Cialtà, con il vostro collega, che sono Pierluigi, sono fantastici, ragazzi, insomma, mi sono trovato benissimo. Mi sono messo un po' di più perché avevo problemi con un po', problemi con memoria, giustamente, per scaricare i file. Però, diciamo che ultimamente, sì, mi trovo molto bene, scarico subito, dopo del crollo che abbiamo avuto 2 giorni, un giorno ha durato poco. Sì, un giorno abbiamo avuto dei problemi venerdì, sì. Ecco, adesso mi trovo perfettamente bene, insomma, sono contento. Quindi nell'arco di un mese hai comprato il pacchetto, hai cominciato a lavorare, te lo sei ripagato con i profitti, ora è tutto profitto. Esatto. Allora, quanto investi mediamente ad operazione? Allora, io mediamente investo da una cifra, inizio da una cifra, diciamo 50 euro più o meno, e poi vado, quando vedo delle operazioni che potrebbero avere, diciamo, potrebbero arrivare a target, le dedico un po' di più. Perché questo? Perché io ho un indicatore di forza sul treno, il treno di negativo o positivo, che mi dà, diciamo così, la quantità di ordine che si sono sul mercato e si sono passati a, diciamo, su queste quantità di ordine, e poi probabilmente il prezzo crolla o va a rialzo. Quindi tu che fai? Hai questo indicatore che ti dice a quanto ammonta la forza rialzista o ribassista di questo momento finanziario in quel periodo, e poi attendi la conferma statistica. Bravissimo. E ti entri al mercato. Esatto. E così aumenta la probabilità, diciamo, a non diciamo 100%, però abbiamo 85% di arrivare a target. Quindi ci sono operazioni in cui rischi 50 euro e operazioni in cui rischi di più. Sì. E nel momento in cui raggiungi comunque il 100% di ROI, quindi hai raddoppiato il capitale messo a rischio, generalmente chiudi. Esatto, bravissimo. Così è questo il metodo che sto utilizzando. Tutto chiaro. Che cosa consigli a tutti coloro che vorrebbero cominciare a fare trading? Allora, il consiglio è, prima di tutto, passate sul metodo. Ho visto anche questa settimana, non affrettatevi su delle operazioni. Se è passata l'operazione, lasciate stare, aspettate le indicazioni, che sono tante, veramente tante. Infatti quello è il problema principale, la pazienza di attendere. Ecco, quindi questo è la cosa fondamentale. Poi di che, vedete, mettete il vostro importo e fate, diciamo così, la vostra scelta di importo che potete permettervi, e niente, fate bene i vostri conti prima dell'operazione, tranquillizzati e calmati, perché praticamente anch'io mi vedo che sono un po' agitato tante volte, se ne va via il prezzo. No, assolutamente no, è la cosa più sbagliata che potrebbe succedere. Quindi consigli di acquistare Roy Booster? Sì. Perché? Perché è un metodo sicuro, è un metodo che vi porterà, diciamo, a un altro livello, diciamo, un salto quantico, quindi farete veramente, diciamo, meglio a seguirlo e evitate tutti farsi guru, dico io, che ce l'ho con loro, guarda, a morte. Quindi c'è un metodo, c'è una compagnia che si segue, c'è gente che sa di questo mestiere da tanto tempo, esperienza, e vi consiglio di seguirlo alla lettera. Ecco questo. Grazie David. Allora io non ti rubo altro tempo, volevo soltanto farti i complimenti perché hai vinto un'edizione del contest ROI Week Challenge portando a casa un 900% di ROI, se non ricordo male, giusto? Sì, e quindi ti sei aggiudicato il primo premio 2 settimane fa, se non mi ricordo male, e l'operazione dovrebbe essere stata quella su Oro Long, giusto? Giusto. Quella con il quale hai trasformato 67 euro in 606 euro nel giro di poche ore. Sì, sì, e quindi sei salito sul podio al primo posto e hai vinto quell'edizione del ROI Week Challenge. Io non ho altro da chiederti, soltanto che ringraziarti e raccomandarti, ovviamente, come anche hai fatto tu, costanza, disciplina, determinazione e pazienza sui mercati finanziari non sono mai abbastanza, e un metodo zero discrezionale facilmente replicabile sicuramente facilita tutti
nell'esecuzione degli ordini, delle operazioni che hanno più di tutte probabilità di portarci in profitto. Ti faccio i miei complimenti, ci vediamo presto, lunedì si ricomincia, mi raccomando. Grazie, buon mille, fine settimana. Buon fine settimana a tua famiglia e ai tuoi bei bambini e a tua moglie che mi piace tantissimo quando passi di là, che dice le cose. Qui in casa mia c'è un casino, 3 figli, una moglie, un cane, un coniglio, 2 tartarughe e 2 criceti siamo. Immagino, però l'importante è che la felicità di una famiglia non ci toglie, c'è niente d'altro. Assolutamente sì, quella è la cosa più importante che esista. Esatto, bravissimo. Grazie mille David, ci aggiorniamo presto. Ciao, ciao, ciao e alla prossima, ciao.